Buonasera, benvenuti, anzi bentornati a Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Benvenuto, benvenuti anche ai nostri graditissimi ospiti. Questa sera parleremo di medicina e di salute e lo faremo a 360 gradi, quindi parleremo di salute nel vero senso della parola, senza badare a tanti fronzoli. Quindi partiamo con i nostri ospiti. Buonasera, dottore Gargano, medico Buonasera, chirurgo buonasera. dentista. Buonasera, dottore Marassi, grazie a tutti quanti voi per aver accettato il nostro invito. Dietologia e medicina dello sport a me sta particolarmente cara, come sta particolarmente cara anche il dottor Enzo D'Amore, urologo. E vi dirò Buonasera anche il e perché. grazie È vero, sono dell'invito. anziano, potrei avere avuto bisogno, però dobbiamo sfatare alcuni falsi miti. Andiamo subito a Maurizio Gargano. Maurizio Gargano, buonasera dottore, di Buonasera a nuovo. lei. Igiene dentale, e mi dicevano che l'igiene dentale si fa una sola volta l'anno, però poi c'è una serie di appuntamenti periodici. Spieghiamo anche il motivo ai nostri amici da casa. Il motivo può sembrare banale, solamente estetico, ma in realtà non lo è, perché l'igiene dentale è fondamentale per diminuire la placca batterica, il tartaro nel cavo orale, che è un concentrato di batteri che poi possono addirittura dare dei seri problemi all'organismo. Sappiamo benissimo da studi condotti da varie università che molti di questi batteri che sono nel nostro cavo orale sono causa di infarti, pericarditi, problemi anche alle articolazioni, molto spesso anche aborti. Quindi non va trascurata, benché può sembrare una semplice pulizia dei denti, la dentatrasi è In importante sostanza proprio c'è anche per. un altro nome proprio per l'importanza di questa, Sì. è quasi una patologia praticamente, il tartaro, Il quindi tartaro. è conosciuto anche come ablazione. L'ablazione del tartaro, sì. Diciamo che il tartaro a lungo andare può determinare anche problemi di natura parodontale gravi, fino alla perdita del dente, e quindi va fatta anche 2 volte all'anno in alcuni casi, perché diciamo la saliva non è la stessa in tutti noi e quindi si può determinare la precipitazione di sali di calcio sulla placca. Ci arriviamo nel secondo giro di domande. Maurizio Marassi, tutti decantano lo sport, è importante fare sport, è importante per la salute. Quanto è veramente importante lo sport per la salute e chi può o non deve farlo? Ma l'argomento sport è un argomento che in questi ultimi tempi sta prendendo sempre più significato perché mentre prima quando si parlava di sport si parlava di competizione, oggi con l'attività fisica, con lo sport si parla di salute. Tant'è vero che anche a livello governativo noi abbiamo il CONI e abbiamo il Ministero della Salute e dello Sport. Quindi che cosa vuol dire? Che l'interesse è sempre più mirato verso quello che a tutti gli effetti è una terapia. Lo sport serve per tanti motivi, è molto vicino al mondo sanitario, al mondo clinico, tanto è vero che si parla di sport a tutti gli effetti come una Quasi come una medicina. terapia. È una terapia a tutti gli effetti, tant'è vero che noi parliamo di operatori sportivi ormai alla stregua di operatori sanitari, cioè un bambino cresce meglio, cresce sano se fa dell'attività fisica. Basta pensare che nell'ambito dell'oxologia, che è una scienza medica, quando noi vediamo i fattori estrinseci, noi vediamo che praticamente tra questi ci sta l'attività fisica e la scienza dell'alimentazione e l'alimentazione stessa. Quindi noi oggi dobbiamo incominciare a considerare, ad avere una cultura sportiva che vede il movimento come salutare e coloro che non fanno attività fisica devono considerarsi a rischio rispetto a persone invece che lo fanno. Perfetto, lui prima di collegarci con la splendida dottoressa Rita Menditto, che è ormai la nostra consulente psicologica, a breve sarà anche psichiatrica per come conduco, è doveroso chiedere al dottor D'Amore
urologo, l'abbiamo detto. Una domanda facilissima che però moltissimi non solo non sanno neanche affrontarla e non sanno quali sono i sintomi che avvertono. Che cos'è l'ipertrofia prostatica, dottore? Meglio detta iperplasia prostatica, che sta ad indicare un aumento del volume della ghiandola della prostata. La prostata è un organo situato sotto la vescica e davanti al retto ed è costituita da una parte centrale, come ben si vede dalla foto, una parte centrale ghiandolare che è quella che è sotto l'impulso del testosterone negli anni cresce e può determinare dei problemi di natura ostruttiva, e la parte periferica che è la parte fibromuscolare, che è quella che non cresce, che avvolge la parte ghiandolare e che è la sede praticamente più che altro di noduli tumorali. Questa è importante, questo organo, questa ghiandola, io la definisco più organo perché non è solo una ghiandola, è appunto la parte centrale che è ghiandolare, la parte periferica che è fibromuscolare, è importantissimo sia sull'attività menzionale, sull'attività urinaria e anche sull'attività riproduttiva, perché non dimentichiamoci che appunto la prostata è un organo anche ritenuto sessuale per le attività sessuali secondarie, e quindi ha una funzione importante perché con la produzione del liquido prostatico, del liquido seminale, determina una buona vitalità e la motilità degli spermatozoi, quindi ha un'importanza notevole. Perfetto. Regia, voglio il supporto della regia. Volevo rivolgere, innanzitutto salutare e dare il benvenuto alla dottoressa Menditto. Buonasera dottoressa, come va? Buonasera. Lei è abbastanza male, grazie. Ha seguito sicuramente il primo giro di domande e a lei le tocca fare la sintesi. Noi abbiamo parlato anche in altre occasioni di un bel sorriso, quanto è importante un bel sorriso. Quanto è importante un bel sorriso, Rita? Ma assolutamente, lei proprio quello che ha detto nel programma, potrei abbracciare in maniera confusa le malattie che stai. Devi allontanarti un pochino dal microfono perché fa l'effetto Larsen, si sente un fischio dentro. Adesso va meglio. È sempre finalizzato a comprendere il proprio modo di comunicare le diagnosi educativa, sia nel mondo della nutrizione, nel mondo di un percorso futuro, di un percorso. Ho capito, forse se no da casa non la sentono. Se usa delle cuffiette nel prossimo giro di domande. Intanto stavamo parlando anche dello sport in quanto mezzo metodo di salute, proprio nel vero senso della parola. Una persona che fa sport si ossigena, il sangue ossigena il cervello e quindi è una persona più felice. Assolutamente, se pensiamo al fatto fare forza alla pelle, si modi quando uno ha nello stare alla pelle, sotto un aspetto proprio più forte, sia sicuramente più forte, come quello per esempio, è assolutamente Allora, Rita, Non le faccio dare la terza risposta perché veramente la sentiamo male, deve usare le cuffiette, mi dicono dalla regia, altrimenti c'ha questo effetto. Noi ci vediamo fra 2 minuti esatti, ritorniamo a Maurizio Gargano. Maurizio, io sono il più vecchio dei signori che stanno in sala, voglio dirlo, quindi mi permetto, se il pubblico me lo consente, dare anche del tu, perché ci eravamo detti di darci del lei perché è una trasmissione televisiva, però poi c'è anche un rapporto di stima in alcuni casi pluriennale con i presenti. Allora, noi stavamo parlando dell'igiene dentale effettuata da un igienista, deve essere svolto ogni 6-12 mesi a seconda di ogni singolo paziente, è l'informazione giusta che ho? Sì, è l'informazione corretta. Necessaria in alcune persone 2 volte all'anno, mentre per altri è sufficiente una sola seduta annua.
Perfetto, quindi una sola seduta risolve il problema. In diciamo. Genere, però in genere dipende sì. Dall'intensità. Poi dipende, come dicevo prima, anche dall'igiene orale personale, dalla quantità di sali di calcio che sono presenti nella saliva e che vanno a precipitare sulla placca batterica. La rimozione che noi facciamo quotidianamente con lo spazzolino della placca batterica, se è sufficiente, già di per sé riduce la quantità di tartaro e chiaramente poi di infiammazione che si determina sul parodonto. Cambia anche la fisionomia del viso, oltre che del sorriso di una persona. Chi ha una bella dentatura chiaramente tende a sorridere di più rispetto, certo, a chi ha una bocca un po' disastrata e quindi sorride di meno, magari a volte, non so se è capitato, ma si mette la mano davanti, utilizza di più la mascherina, ho notato anch'io. Post pandemia ci sono persone che mettono la mascherina perché hanno una brutta bocca e quindi non vogliono, hanno vergogna di farla vedere. Capisco, però è una cosa che veramente mette tristezza. Sì. E niente, avevamo detto questa questione dello sport, della salute, aiuta tuttavia a prevenire moltissimi problemi di salute, Maurizio. Ma come dicevo, partendo dall'adolescenza all'età avanzata, lo sport è una medicina un po' per tutti. E se vogliamo parlare un po' dell'avviamento allo sport nei nostri giovani, uno degli errori che normalmente si fa è quello di fare l'attività fisica che fa piacere al bambino, all'adolescente. Questo non è proprio molto corretto, perché lo sport dovrebbe essere assegnato dopo una valutazione. Come un abito sartoriale, scusami, deve esatto. Essere. Dovrebbe, perché il bambino, diciamo che in Italia prevalentemente, i nostri giovani già a 7, 8, 10 anni si specializzano in un'attività fisica e tu vedi che già fanno calcio, tennis. Invece tecnicamente loro dovrebbero fare prima un po' di sport a 360 gradi di educazione motoria. E quella poi, che una volta si chiama educazione fisica. Ma sì, perché è un po' come quando uno deve imparare a scrivere. I nostri giovani bella partono subito con la scrittura avanzata e non imparano le sillabe, non imparano. Ora il problema qual è? Lo sport, se noi veramente lo vogliamo assegnare, va fatto previo a una valutazione dell'adolescente che a seconda delle sue caratteristiche, alto, basso, in sovrappeso, in sottopeso, deve essere indirizzato. Troppo spesso si vedono giovani che per esempio hanno delle problematiche della colonna vertebrale, che hanno problemi di obesità, che hanno problemi di ipostaturismo, quindi andrebbe assegnato. Quindi una prima parte dello sport dovrebbe essere un'educazione motoria e poi a seconda delle caratteristiche che dovrebbero essere indotte dallo specialista, dal medico dello sport, si avvia questo ragazzo a fare attività fisica. È un vero e proprio processo di crescita. È un processo di crescita che poi porta anche alla specializzazione. Quindi il bambino verso 10-11 anni dovrebbe incominciare a fare quello che più gli fa bene. Partiamo dal presupposto che moltissimi ragazzi fanno sport con delle problematiche molto serie che si aggravano nel momento in cui fanno sport, quindi conviene che vengano indirizzati. Non ci dimentichiamo che una delle problematiche principali, soprattutto nel nostro territorio, della nostra provincia di Napoli, ma direi proprio del sud, è l'obesità adolescenziale. Ne parlavamo nell'altra dove praticamente noi siamo campioni mondiali, perché noi siamo i primi al mondo come incidenza di obesità adolescenziale. Più degli americani? Molto di più. Pensi, mamma mia. Pensi, noi stiamo al 36% in un contesto nazionale dove si va dal 20% della Lombardia all'8% della Val d'Aosta e a livello europeo siamo intorno al 4%. Quindi noi dobbiamo correre ai ripari e uno dei motivi per i quali questi ragazzi devono fare sport è proprio perché lo sport migliora il metabolismo e quindi gli consente di poter ridurre il sovrappeso.
Perfetto, allora noi come sapete ci conosce da tanti anni, sa che non siamo la trasmissione dei saluti, anche perché grazie a Faccia Libro, Facebook per i meno abbienti, sono bloccato, io lo dico pubblicamente, non riesco ad andare in diretta. Però sul lancio che abbiamo fatto oggi pomeriggio ci stanno tantissimi amici che ci stanno seguendo da casa e che ringrazio e saluto. In particolare, doverosamente, devo salutare Roberto Gaetano, perché è una persona a cui sono affettivamente legato, è una persona straordinaria. E a Sergio e Tiziana, Sergio mi è caduto da uno scaletto, mi scrive si è fatto male la schiena, spero che vada tutto bene Sergio, e anche la vernice addosso. Vabbè, glielo dovevo perché veramente mi stanno scrivendo. Detto questo, dottore D'Amore, io oggi ho letto uno studio, perché lei, io so chi è lei e la scienza per quanto riguarda la sua materia, e la prostata è considerata la malattia dei vecchi, giusto? Erroneamente probabilmente, però ci hanno fatto credere negli anni che è la malattia dei vecchi, però io ho visto che c'è uno studio che è il risultato di una ricerca effettuata sulla base di un'indagine realizzata da alcuni suoi colleghi, che in molti anni di attività ambulatoriale hanno scoperto il numero di pazienti giovani è in aumento in maniera esponenziale. Da cosa nasce questa cosa? Allora, innanzitutto diciamo che è brutto dire che la patologia dei vecchi, diciamo, quindi smettiamo questa cosa dell'età saggia, possiamo dire. Nel senso che il 70% delle persone oltre 60enne vanno più incontro a quello che è una evoluzione naturale dell'ipertensione prostatica. Già dal 35esimo-40esimo anno di età noi abbiamo questo aumento volumetrico della ghiandola dovuto logicamente alla tempesta ormonale che subisce, legato alla produzione del testosterone, che nella sua forma attiva di idrotestosterone porta ad un aumento della ghiandola. Quindi è ovvio che con l'andare avanti degli anni questa evoluzione è progressiva. Detto ciò, però, bisogna anche dire che ci stanno delle situazioni anatomiche tali da determinare un'iperplasia prostatica, cioè un aumento della ghiandola più endouretrale e endovescicale, e anche in età giovanile o comunque in età al di sotto dei 50 anni, che mettono il paziente in condizione di avere dei disturbi che inizialmente sono di natura irritativa, quali la pollachiurea, la stranguria, cioè il bruciore menzionale in realtà, l'aumento della frequenza menzionale, la nicotturia, e poi in una seconda fase fenomeni proprio ostruttivi quali l'attesa, l'intermittenza, il mitto debole, il gocciolamento, e questo è legato anche al fatto che la ghiandola molte volte non ha una regola, questa regola la stabilisce il Padre Eterno, cioè la crescita, anche l'organismo che la crescita è cioè cambia da soggetto a soggetto, no? Cambia da soggetto a soggetto. Può essere, noi ci possiamo trovare di fronte ad una prostata che è grande ma non ostruente, oppure ci possiamo trovare di fronte ad una prostata piccola e ostruente. Questo lo si può trovare di più in età, diciamo, più giovanile, perché e questo determina dei disturbi, come dicevo prima, di natura ostruttiva e vengono affrontati. Se vuole, diciamo già adesso come. No, ci arriviamo nella seconda fase, perché incombe la pubblicità. Prima di andare in pubblicità, nella seconda parte metteremo in sovraimpressione l'email della nostra redazione, così chiunque da casa volesse entrare in contatto con uno o con tutte e tre i professionisti in studio potranno scrivere alla redazione, e con l'autorizzazione dei medici noi vi daremo tutte le indicazioni come raggiungerli. Intanto pubblicità.
Fuori di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella, @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Ed eccoci qua di nuovo in diretta, di nuovo in studio. Io ho fatto dei saluti prima, ma come non salutare Sara Barone? Tesoro bellissimo, ci manchi. Se vedi, con tutte queste luci lo studio è veramente più buio senza di te. Ti aspetto quando vuoi, sei a casa tua. Sara Barone è una collega giornalista con la quale abbiamo condotto fino alla scorsa edizione la trasmissione. Ora impegnata in lavori molto più importanti, io sono un povero giornalista di seconda classe. Un bacione, Sara. Allora, Rita è ancora in collegamento? Perfetto, allora, dottoressa Mendito, perfetto, adesso... Ho messo gli auricolari. Lei è una donna splendida, ha sentito le cose che dicevamo. La domanda che le volevo fare è molto semplice: quanto è invalidante per un uomo non veramente vecchio sapere di non essere più, come dire, possiamo dire uomo come prima, avendo una prostata che gli crea problemi?
Perché crea anche delle disfunzioni particolari, no? Sicuramente, che riduce alcune attive funzioni, voglio dire. Se vogliamo parlare più specificamente per quanto riguarda l'aspetto sessuale, se era inteso in questo, certo. Allora diciamo che è più giusto dire che diventa un problema di coppia più che del singolo. Sicuramente. Persona. Allora, dottoressa, lei. Assolutamente condivido e continuo, perché curare un uomo per questo tipo di problematica significa prendersi cura in dimensioni psicologiche, emotive e relazionali condizionate a questo tipo di diagnosi. Trovare le risorse emotive e relazionali all'interno della coppia è assolutamente una carta vincente. Problemi psicologici legati a questo tipo di ci stanno dei consigli, dei suggerimenti che lei può dare? Ma sicuramente alle signore, chiaramente provare a meglio tutte le signore proprio la coppia, no? Sì. Provare a promuovere l'integrazione di questa esperienza nuova, quindi aprirsi a questo nuovo modo di relazionarsi e di vivere la propria intimità con il proprio compagno, insomma riscoprirsi. Ma è un bel consiglio, è un bel consiglio, dipende da di come sono andate le giornate di entrambi, poi insomma voglio dire diventa un pochino più complicato. Gargano, sanguinamento dei denti, lei pensava che io non glielo chiedessi, ma glielo devo chiedere, è un segnale importante. È un segnale molto importante. Perché... delle gengive più che dei denti, sì, chiaramente. Sì, delle gengive, assolutamente, i denti non sanguinano. È legato a uno stato infiammatorio gengivale che può essere più o meno grave. Normalmente uno spazzolamento un po', diciamo, più pesante, fatto con una mano un po' più aggressiva, la gengiva tende un po' a sanguinare, soprattutto al mattino, però non va considerata sempre come un qualcosa di pericoloso, diciamo. Però diamo anche è un avvertimento. Oltre a, sì. a significare, sì. diamo anche dei consigli. Il consiglio è che se le gengive sanguinano, non bisogna fare come fanno molti che non spazzolano più i denti per paura di vedere un po' di sangue misto al dentifricio che viene sputato nel lavandino al mattino, e si spaventano e pensano che è lo spazzolamento, al contrario, è il cattivo spazzolamento che determina il sanguinamento. Le gengive sono infiammate perché probabilmente c'è del tartaro sottogengivale che determina l'infiammazione appunto delle gengive stesse, e le gengive si difendono infiammandosi e reagiscono ai batteri che sono presenti sotto delle tasche gengivali. Mia nonna utilizzava l'acqua ossigenata. L'acqua ossigenata è un ottimo prodotto, va utilizzato. Ma anche dei colluttori? Sicuramente ci sono anche degli ottimi colluttori, in commercio ce ne sono tantissimi. Anche se comunque ripeto non è il colluttorio che determina poi la perdita del sanguinamento, ma è certamente c'è qualche causa che va vista appunto dal professionista. Perfetto, Marassi, abbiamo parlato di attività fisica, di educazione proprio al movimento, alla crescita, ma non abbiamo parlato di una cosa di cui lei è veramente maestro, una dieta specifica dedicata. Una dieta di una persona non potrà mai essere utilizzata da un'altra, sono veramente come delle opere sartoriali, sono fatte su misura. Ma l'argomento è importantissimo. È anche molto ampio. Ed è ampio, cercherò di racchiudere schematicamente su alcuni punti. Il problema è che oggi purtroppo di diete ne parlano troppe persone, il più delle volte persone non addette ai lavori, e la prima cosa sulla quale dobbiamo comunicare con decisione e chiarimento è che la dieta all'estere è un atto medico e quindi può essere data solo da un medico. Quindi qualsiasi figura che non sia un medico non può dare una dieta. Mi perdoni, ci stanno tutta una serie di esami clinici da fare prima di iniziare. Sì, ma dieta. Il problema è che molte persone che si permettono di dare la dieta, per me la dieta è una terapia medica fatta non con farmaci, ma con alimenti. Un alimento somministrato a un organismo
provoca una serie di reazioni diverse a seconda della tipologia dell'alimento. Quindi non è possibile che si faccia una dieta senza le analisi, senza una valutazione clinica, senza una valutazione personalizzata. Purtroppo, scientifica a tutti gli effetti. Purtroppo oggi di diete ne parlano tantissimi, ma il più delle volte sono addetti non ai lavori ma soltanto al dimagrimento. Ancora oggi si vedono in giro delle terapie nutrizionali che sono fortemente dannose per l'organismo, perché tutti quanti parlano del peso e non parlano del metabolismo. Esatto. Tanto è vero che molte persone fanno la dieta, perdono peso, sospendono la terapia e tornano un'altra volta come erano. Il problema purtroppo è che la spesa sanitaria nazionale per l'obesità si aggrava sempre di più, perché purtroppo molti così specialisti del dimagrimento, con delle terapie sbagliate, inadeguate, non personalizzate, non fanno altro che rovinare le persone. Allora io direi ai teleascoltatori, ai nostri amici che sono in linea con noi, di stare molto attenti. Se non è un medico non va fatta una dieta. In sovrimpressione stiamo pubblicando la nostra mail di redazione, quindi ribadisco, proprio per le cose importantissime che stanno dicendo, sì, i nostri ospiti. A me spesso vengono dei pazienti i quali hanno avuto delle diete senza fare analisi, senza fare una cartella clinica. Vogliamo dire quali sono le prime indagini preliminari? Ma le indagini preliminari di base è un circuito di analisi, un gruppo di analisi molto semplici ma molto molto esplicative per lo stato dell'organismo. Poi sulla base di una cartella clinica, sulla base di una valutazione clinica, si direzionano queste analisi. Se ci sono patologie prevalenti. Certo, perché il guaio è che molte persone fanno delle terapie ripetutamente e a un certo punto, pur facendo una dieta, parliamo della dieta dimagrante, che è quella un po' più conosciuta, perché oggi quando si parla di scienze dell'alimentazione si pensa che sia soltanto la dieta per dimagrire, mentre invece anche per l'urologia, anche per l'oncologia, anche per tutte le patologie del corpo umano esiste una dieta adeguata, una dieta personalizzata che è frutto clinico. Purtroppo oggi con le diete si gioca, tant'è vero che io più vado avanti e più ho delle novità di tentativi terapeutici abolendo gli zuccheri, solo proteine, tutta una serie di cose che alla lunga o anche in breve tempo danno conseguenze serie sull'organismo. Quindi io direi di non giocare con la dieta, perché la dieta è una terapia medica a tutti gli effetti, e affidarsi soltanto e unicamente a medici. Allora, noi abbiamo fatto questo ampissimo preambolo perché deve essere il primo campanello d'allarme. Se uno di voi si dovesse rivolgere a un sedicente dietologo o nutrizionista e non vi chiede una cartella clinica, se avete delle patologie pregresse, soprattutto se non vi chiede di fare determinate analisi, considerate che sta facendo un danno a tutti quanti voi. Anche perché vorrei fare un attimo inciso. Nel momento in cui una persona fa delle analisi, l'unica autorizzata per un motivo di privacy è il medico. Bravo. Quindi chi legge le analisi di un'altra persona e non è medico è una persona perseguibile per violazioni di privacy. Quindi già questo dovrebbe far capire il valore delle analisi, che spesso vengono sottovalutate. A me fanno sorridere quando dice no, ma tutto bene, ma tutto bene cosa? Le analisi vanno interpretate, vanno valutate fattore per fattore, perché ogni esame ha un distinguo verso un organo, verso un sistema, verso una situazione clinica che oltremodo deve essere controllata. Quindi il frutto di una dieta che deve essere sicuramente personalizzata nasce da una cartella clinica, da una valutazione clinica, da esami del sangue, e oggi poi ci sono delle apparecchiature, delle tecniche di indagine particolari che ci permettono sempre più di indagare sull'organismo che andiamo a trattare dal punto di vista metabolico, perché molti hanno problematiche nutrizionali legate a un cattivo metabolismo. Perfetto, adesso noi con l'aiuto della regia ritorniamo alle immagini
della iperplasia, se dico bene, prostatica, perché esiste una iperplasia, io dicevo erroneamente ipertrofia benigna e una maligna. Il paziente ha modo di accorgersi, ci sono dei segnali per capire i due casi, quale dei due casi che affligge? Da un punto di vista di sintomatologia soggettiva, questa qua è la benigna, sì, praticamente. La benigna, la parte ghiandolare, che è la zona di transizione, è quella che cresce sotto lo sviluppo praticamente del ormonale, ed è quella praticamente che non va mai incontro a una malattia tumorale. L'altra che demarca la parte ghiandolare è la parte periferica, dove più si riscontra la, la malattia tumorale. In realtà la differenza la fa uno screening annuale nel paziente. Io vorrei fermarmi su questa immagine, ecco, qua. Sì. Dicevo alla regia. Vada, vada, dottore. La cosa importante è fare uno screening annuale nel paziente dal 40° anno in poi, facendo una serie di esami e di considerazioni. Innanzitutto la visita, l'esplorazione rettale, che è importante perché ci fa vedere, ci fa sentire proprio, al di là della grandezza della prostata, la superficie, quindi la conformazione. Mi scusi, io lo faccio per far capire agli amici da casa, quindi con la semplice manipolazione dell'urologo già siamo un primo segnale. Riesce a capire le caratteristiche di questa prostata, di questa iperplasia prostatica, che devono avere delle caratteristiche ben specifiche, cioè una consistenza parenchimatosa, una superficie regolare, non delle bozzature anomale, non la presenza di noduli, a differenza della malattia tumorale, no, iperplasia prostatica maligna, non esiste questa. No, io, e infatti. Da un sospetto, bisogna fare la diagnosi differenziale tra l'iperplasia prostatica benigna e un sospetto di malattia tumorale, già l'esplorazione rettale ci dà delle indicazioni. È calato il silenzio sulla rete, voglio dire, ve lo stanno tutti così davanti alla televisione in questo momento, prosegue. Perché ci dà l'esplorazione rettale, importantissima, perché ci dà delle indicazioni riguardanti proprio queste caratteristiche. Nel tumore sono diverse, tu hai superficie, puoi avere una superficie irregolare, puoi sentire dei noduli periferici, una consistenza diversa che va da una leggera consistenza aumentata a una consistenza durolignea che ti fa, diciamo, sentire addirittura anche l'interessamento, l'infiltrazione della capsula, intesa come capsula, la parte periferica di cui parlavamo prima, che circonda in realtà la ghiandola. E questo è il primo passaggio. Non dimentichiamoci mai che la medicina è fatta prima di visita, di anamnesi, chiedere al paziente se nella propria famiglia ci sta un'anamnesi positivo per tumore della prostata. Una familiarità con questa patologia. Una familiarità con il tumore della prostata, che questo è molto molto frequente, molto importante. Sta crescendo in maniera esponenziale, perché ho fatto delle indagini in questo senso, mi creda. Vabbè, sta crescendo in maniera esponenziale perché si ha adesso una migliore visione, una migliore, come dire, consapevolezza del paziente ad andare dall'urologo. Esatto. Io nei primi anni della mia busta cosa, no? Esatto, nei primi anni della mia attività. Anche perché la visita è molto invasiva. Ma diciamo molto invasiva, mi sembra esagerato, sicuramente no, fastidiosa. Sì. Ma non è molto invasiva. Non direi. E tornando al discorso di prima, diciamo che poi le indagini che devono essere fatte dopo, lei parlava del PSA. Il PSA sicuramente è un parametro importante, ma ricordiamoci che il PSA è un parametro organo specifico, non cancro specifico. Cosa significa? Che un PSA alto non significa per certo avere il tumore, ma significa tante altre cose, come un aumento della ghiandola, del volume della ghiandola, una voluminosa iperplasia prostatica benigna automaticamente fa
ti fa aumentare il PSA, una congestione prostatica, un ascesso della prostata fa aumentare il PSA. Quindi il PSA è un parametro che va visto sempre nell'ottica di un insieme di altri fattori, quale la visita, quale una ecografia di tutto l'apparato urinario alto e basso, renale, vescicale e prostatico, perché è importante non solo per la diagnosi differenziale tra l'iperplasia prostatica e il tumore della prostata, ma anche per valutare l'entità dell'ostruzione, perché se il serbatoio, inteso come vescica, non si svuota, questo crea una idronefrosi, può creare un'idronefrosi e portare poi ad una uropatia ostruttiva e una, anche ad una insufficienza renale. E che diventa, è una complicanza importante. È una complicanza importante nella iperplasia prostatica benigna, anche se oggi è molto più raro, perché proprio perché la prevenzione, i follow-up, diciamo, mettono in condizione il paziente di non arrivare a questo. Prima si arrivava molto di più e si arrivava sempre all'intervento, oggi all'ultimo minuto. Noi siamo ai titoli di coda, è volata quest'ora, siamo a 53 minuti. Allora, proprio un flash vale per tutti e tre. Gargano, consigli? I consigli sono sempre gli stessi. Avere una buona igiene orale, controllarsi una volta all'anno dal proprio dentista e anche cercare di fare un'alimentazione più sana, più ricca, con frutta, verdura, con alimenti, diciamo, semplici, non troppo complessi, che possono poi essere la causa di infiammazioni e carie. Perfetto. Manassi? Allora, io farei un distinguo. Una vita sana passa sicuramente per una corretta alimentazione e un'attività fisica adeguata. Per cui indicherei per tutti i nostri teleascoltatori, prima di fare un'attività fisica, fare un controllo per valutare se l'organismo che deve essere sottoposto a un movimento sia sano o abbia delle problematiche. In seconda battuta, dieta deve essere un'educazione alimentare costante e laddove c'è necessità di fare una terapia alimentare, deve essere una terapia individualizzata, personalizzata, data dalle persone, dalle diciamo, figure professionali precise, che non devono nascondersi dietro la parola nutrizionista, perché è veramente molto generico. Molto generico. Noi dobbiamo sempre rivolgerci al medico, il quale, specialista in scienze dell'alimentazione, ci può dare delle indicazioni. Oggi, con la cultura che c'è, dobbiamo aprirci maggiormente. È stato anche medico del Napoli, se non ricordo male. I primi 6 mesi della Laurentiis. Ah, perfetto. No, mi scusi, era una cosa che mi era sovvenuta. Poi ho preferito vivere. Va benissimo. Dottore. Suggerimenti da dare? Suggerimenti: dal 40° anno di vita una visita annuale dall'urologo, i markers della prostata, PSA e PAP, un'ecografia dell'apparato anche urinario. In assenza di sintomi? Sempre, di qualunque anche in assenza natura. Di sintomi. Nel tumore della prostata, soprattutto nella prima fase, tu non hai una sintomatologia specifica, hai gli stessi disturbi di iperplasia prostatica, quindi si può nascondere una patologia anche non benigna, e quindi è opportuno fare questa indagine per lo screening. Non dimentichiamoci che il tumore della prostata sta al primo posto tra i tumori dell'apparato urinario e tra i primi nel maschio, quindi lo screening oncologico per questa malattia è importante, quindi questi vanno fatti anche in assenza di sintomi, e compresa una ecografia dell'apparato urinario, renale, vescicale e prostatica, e sovrapubblica e transrettale. La transrettale è importante per uno studio vascolare, per evidenziare se ci stanno dei circoli anarchici che possono essere sospetti per un tumore della prostata, e ci permette di fare una diagnosi differenziale tra la malattia benigna e l'eventuale tumore della prostata. E una uroflussimetria, che è un altro esame che ci fa evidenziare l'entità dell'ostruzione eventuale che l'iperplasia prostatica nel tempo incomincia a dare sull'apparato urinario basso.
Va benissimo. Rita Menditto, ti tocca. Eccoti. Quello che mi piaceva puntualizzare è che ovviamente gli aspetti relazionali, gli aspetti psicologici devono assumere un'importanza abbastanza evidente in tutti gli effetti che possono essere nelle malattie, nelle problematiche che oggi abbiamo riscontrato. Perfetto, Rita, tu come al solito hai un potere di sintesi meraviglioso e quindi però la prossima volta in studio categoricamente la tua poltrona l'abbiamo messa da parte perché per causa di forza ragione sei dovuta rimanere in studio, quindi promesso, perfetto, tanto lo sai che sei sempre graditissima. Grazie. Allora io voglio ringraziare appunto Rita, voglio ringraziare i due Maurizio, fatemelo dire, e soprattutto Enzo, mi scusi. Grazie. Ringrazio veramente tutti i miei ospiti, ringrazio voi da casa che ci avete seguiti con attenzione veramente tanti, poi la regia ci darà i numeri fra un paio di giorni, e di solito io spero il sabato, così facciamo anche altre cose, e al tempo stesso devo dire... grazie anche agli sponsor, grazie ai quali noi andiamo in onda tutti i venerdì, stessa rete, stessa ora. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, parleremo di giovani, venerdì prossimo è una puntata bellissima, non dovete perderla, perché ogni giovane che sarà in questo studio potrebbe essere vostro figlio, vostro nipote, sono tutti ragazzi che hanno deciso di farcela a prescindere da quello che è il sistema sociale, e sono delle persone meravigliose. Io vi ringrazio ancora, ringrazio la regia che mi sopporta per tutte le mie manie, e quindi noi ci vediamo venerdì prossimo. Ale. Cuore di sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura,
e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 19 33 87 14.